voglio fare leggere sulla abbattuta. Siamo qua con l'ingegnere Domenico Cianelli. Ci illustra qua questo suo lavoro sull'energia fatto nel 2006, ma è ancora valido. Messina, gennaio 2006, aggiornamento 2009. La spina nella sabbia. Stiamo cercando una frase di Berlusconi che aveva sintetizzato in qualche modo il suo pensiero, il pensiero di Berlusconi. Che poi è diventato politica. Che poi è diventata la politica applicata di questo governo. Questa ricerca fatta dall'ingegnere Gemelli cerca di... Eccolo qua. Fammelo provare. Ah, ecco, in Italia si parla nel mondo, insomma, in cui insomma, c'è tutto un discorso, diciamo, della politica energetica nel mondo, no? In Italia in particolare, in circostanze dell'elezione politica del 2000, Berlusconi dichiarava che in caso di vittoria la Casa per la Libertà avrebbe realizzato una rivoluzione copernicana dello Stato sulla base delle teorie degli economisti Robske e Veraluzzo. In particolare che bisognava prima produrre ricchezza per poterla poi distribuire ai meno fortunati. Gazzetta del Sud 2011-2000. La ricchezza in effetti lui la produsse e anche i suoi amici, ma solo per lui, insomma, sottraendola in effetti. Questa è la situazione secondo me politica attuale. Cioè lui ha applicato in pieno, lui è di parola. Applicata pienamente quello che ha detto, soltanto appunto che l'ha applicata per i suoi interessi. E ora sta continuando col nucleare, cioè il nucleare è un altro aspetto di questo discorso qui, perché il nucleare crea povertà, perché in effetti serve a costruire carrozzoni burocratici che non servono a niente, perché il solare, benissimo, abbiamo detto, può sostituire il nucleare, ma però il nucleare, diciamo, darà lavoro alle grosse multinazionali. E poi nel prosieguo, fino a per decine e decine di anni, darà lavoro diciamo, a tutti gli addetti, ai carrozzoni burocratici che si creano ogni volta che c'è qualcosa, vorrete dire in Sicilia un suppo pane. D'accordo? Va bene, grazie. Il discorso va bene? No, prego, prego, prego. Niente, il discorso resta legato, diciamo, a questi debiti che faranno, queste spese ricadrà sulle generazioni future. Certo. Oppure figli, lui non aumenta le tasse direttamente, fa ricadere poi, diciamo, i costi in maniera indiretta o sui presenti oppure le rimanda alle generazioni future. Tutto su Naomi.